Eccoci qua all'assaggio dei pizzoccheri. Oh, tanta roba, eh. Sono fantastici. Ma non è che sono nati in Valtellina? Ragazzi, volete sapere come si fa? Si fa così. Siamo sempre in bolla, tutti i giorni. Allora, continua il nostro viaggio in giro per l'Italia e dove siamo? In Lombardia, precisamente con questi ingredienti in Valtellina. Allora abbiamo della verza, eccola qua, abbiamo del casera, eccolo qua, e abbiamo la farina di grano saraceno. Che cosa faremo? I pizzoccheri. Chiaramente leggermente un po' rivisitati alla Barbieri, ma non vogliatemene, lo so che voi le fate in maniera perfetta, però ci piace, no? Siamo un po' dei creativi. Per prima cosa prepariamo l'impasto. Prendiamo la farina, eccola qua. Impastiamo tutto. Eccola qua. Io ci metto dentro anche un pizzichino di sale. Eccola qua. Ce l'abbiamo. Giro con un cucchiaio. Aggiungiamo l'acqua. Eccola qua. Bella che tira. Ok, poi aggiungiamo dopo ancora un po' di farina e la andiamo proprio a tirare. Adesso la facciamo riposare un po'. Qui aggiungo un po' di farina qua così. Ce l'ho qua. Eccola qui, guardate che bella che è. Facciamo impastare bene. Ce l'abbiamo, prendo una boule. Eccola qua. Copriamo e la facciamo riposare circa una mezz'oretta. A questo punto metto su dell'acqua, metto un pizzico di sale dentro, prendo una patata, pelo la patata così. La buccia non si butta mai via perché possiamo fare benissimo una zuppa, una crema, una vellutata, un soufflé. In cucina non si butta via nulla, ve lo dico sempre. Taglio le patate a cubetti. A cubettoni. Prendiamo la verza, anche questa la tagliamo a strisce. Perfetta. Butto dentro le patate. Intanto che cuociamo le patate, faccio dell'aglio a fette. Che questo servirà per dargli sapore alla fine. Metto del burro, faremo burro noisette e aglio spadellato, l'appoggio qua. Le patate sono dentro, l'impasto è pronto qua. Eccolo qui, un po' di farina, che ce l'ho qua. Ok. Tiriamo i pizzoccheri, mattarello. Siamo. Tagliamo i pizzoccheri. Sono delle specie di pappardelle
poi andiamo circa così. Ok, ce li abbiamo, voilà, così, sono pronti, sono bellissimi, buonissimi. So che voi in Valtellina li fate meglio, però vabbè, dai, ci sta. Ok, pizzoccheri pronti, adesso butto le verze, eccole qua. Ok. Allora, prendiamo una bella boule. Eccola qua. Poi faccio del burro noisette con l'aglio. Burro noisette vuol dire burro nocciola, quindi deve spumeggiare molto, l'aglio dentro, quindi si profuma benissimo. Patate verdi sono pronte, l'aglio col burro sta spumeggiando. Ci siamo, va un po' salato il burro noisette, così. Bene, butto dentro i pizzoccheri, ce li abbiamo, così. Allora, scolo la pasta con tutto, verde, tutto. Eccola qua. Ok. Burro noisette pronto. Metto un goccino di olio extravergine d'oliva qui. Così. Mescolo bene. Ci siamo. Poi vado all'impiattamento. Eccolo qua. Patate, pizzoccheri. Guardate che belli. Zac. Patate. Ok, così. Mettiamo un po' di pizzoccheri, facciamo un bel impiattamento, veniamo qua così, ce li abbiamo, voilà così, guardate che meraviglia. Prendiamo il formaggio, una prima grattata così. Il burro noisette profumato all'aglio. Un'altra grattatina. Eccoci qua all'assaggio dei pizzoccheri. Oh, tanta roba, eh. Poi a me, già questa roba con il burro noisette aromatizzato all'aglio, già è il mio piatto preferito. Sapete che adoro l'aglio, pure i vampiri. Adesso posso anche andare a baciare, perché comunque l'aglio è perfetto in questo piatto. Che dirvi? Sono fantastici. Ma non è che sono nato in Valtellina.